Quattro zampe in fiera TV by Babalu. Buongiorno Francesco. Ciao, buongiorno a te. Francesco di Mindwood. Allora, di che cosa parliamo quando parliamo di Mindwood? Soprattutto per portaciotole in legno per cani o gatti. E io ti devo dire una cosa, non è solo un portaciotole, lo sai. Adesso noi l'intervista ce la possiamo fare un po' più friendly, perché comunque ci conosciamo da diverso tempo, sei in giro con quattro zampe in fiera e la tua azienda sempre. Noi abbiamo già scherzato un sacco di volte perché io posseggo un portaciotole, che non è solo un portaciotole, devi sapere, è un portaciotole da guardia. Io l'ho messa in casa e tutte le volte che arrivo mi spavento, come per dire, ma un altro cane? Sono meravigliose. Adesso proprio tutto questo preambolo per dire che sono dei portaciotole a forma di cane o di gatto, e non solo, che rappresentano un po' tutte quelle che sono le razze canine. Sì, oltre a fare quello che è il portaciotole a forma di cane, anche per un fattore estetico, ma è soprattutto anche una cosa funzionale per il cane o il gatto, perché comunque si vanno a togliere tutte quelle problematiche che a lungo andare al cane arrivano, come può essere il megaesofago, la declutazione dello stomaco, oppure l'attorcigliamento dello stomaco stesso, e quindi si vanno a prevenire tutte quelle problematiche che a lungo andare, con l'avanzare dell'età del cane, arrivano. Esattamente, perché proprio sulla schiena, chiamiamola così, del nostro amico peloso di legno, perché sono tutte realizzate in legno, c'è la possibilità di adattare due ciotole, quindi alzate dal terreno, in modo tale che comunque sia puoi andare a prevenire proprio tutte queste situazioni che si possono creare. Sì, e oltre al fattore, abbiamo creato questo prodotto che, oltre al fattore diciamo di prevenire tutte queste problematiche per il cane, è anche un fattore estetico, e quindi non avendo più queste ciotole lì buttate per casa, e quindi abbiamo anche preso, diciamo, la palla al balzo per diciamo, i proprietari dei cani, e quindi è un fattore estetico per la casa e per l'arredamento. Esattamente, perché vi posso assicurare che se andate proprio a vedere sui loro profili social Mindwood che cosa realizzano, sicuramente ve ne innamorerete e lo vorrete anche voi. Allora, perché è nato? Cioè, voi fate tutt'altro, se non sbaglio. Sì, vabbè, facciamo tante altre cose, come possono essere i giocattoli per bambini oppure i complementi d'arredo per la casa, per l'home decor, però principalmente l'abbiamo creato perché il mio cane aveva quel tipo di problemi e quindi necessitava di un rialzo da terra di queste ciotole stesse. E quindi, navigando un po' online, dato che comunque realizziamo prodotti in legno, e quindi abbiamo inventato, diciamo, il portaciotole di Mindwood. Allora, il portaciotole, senti, come si chiama il tuo cane? Lola. Lola, ha dei soprannomi? No. Come no? Io sono certa che nella vostra privacy le canterai delle canzoncine, vero? Sì, però non si possono dire adesso. Ma come no? Ti prego, sei venuta apposta per cantare insieme a noi. Guarda che questo è il casting per il prossimo Sanremo, by cane. Cioè, sì, nel senso, è San Cane. Ogni canzone gli faccio una canzoncina, però sono più privati. Ma no, che privati? Cioè, tipo, qual è il tuo brano preferito adesso? Con il quale si adatta meglio a Lola? Tipo la canzone di Annalisa, però non è... È tipo, sinceramente, quando lì diventa Lola? No, tipo quando devo andare al bagno, quindi la incito andando nella canzoncina. Ma tipo, perché io quando lei deve fare la pipì ho tutti i miei meccanismi. Tipo quando vai scendi, perché comunque essendo un mare in mano non si vuole mai alzare da terra, quindi la devi incitare un po'. Quindi. E tipo rimane solo scendi? No, vabbè, poi c'è... Vabbè, quella dipende da quello che mi viene al momento, però dai, non mi vengono le parole che le dico, però. Vabbè, senti, a quattro zampe in fiera puoi? Ti può cantare insieme a me se vuoi. Ah, ok. O a quattro zampe in fiera puoi incontrare Mindwood. Guarda che non ho aiutato nessuno nelle risposte, gli altri. Gli altri sono tutti rimasti così. A quattro zampe in fiera puoi? Divertirti e... conoscere, sì. Quanto è importante per voi essere qui in fiera? Sì, è molto importante, perché soprattutto diamo la possibilità alla gente di conoscerci di persona, e diciamo che
è molto importante questo fattore, perché comunque essendo tutto molto online, social, e quindi non si associa mai, diciamo, la persona al brand o al prodotto che tu stai vendendo, e quindi facciamo proprio queste fiere proprio per avvicinarci di più alla clientela stessa e darci modo un po' di conoscerci personalmente. Io ti dico che oramai in testa c'ho solo più scendi. Allora, hai voglia di fare un saluto a tutta la community di Babalù? Sì. Ciao ragazzi. E a tutti gli amici di Quattro Zampe in Fiera TV? Anche. Ciao ragazzi. Ciao Francesco, e cercate assolutamente Mindwood sui social. Solo Mindwood? Mindwood Official. Official? Beh, del resto sono un marchio di qualità. Ciao. Ciao.